2 gennaio 2012. Stiamo cercando di documentare i crimini effettuati dalla Chiesa Cattolica. Alle mie spalle abbiamo la struttura di Giuseppa Rossello, una struttura che tuttora è scuola pubblica, anche un ricovero per persone abbienti ovviamente, che possono permetterselo, un ricovero per pensionati. Perché stiamo riprendendo questa struttura? Questa struttura è gestita da suore e tornando un po' indietro con la storia, negli anni 60, anni 50, già c'erano grossi scheletri sopra a questo posto, ovvero si racconta, la gente ricorda, gli anziani che all'epoca erano ragazzi, ricordano che più volte nella piazza sottostante, la piazza del teatro Chiabrera, si tappavano le fognature, intervenivano gli operai del comune per disotturare queste fognature e più di una volta da queste fogne sono stati tirati fuori non solo feti di bambini, addirittura cadaveri di bambini sviluppati, o almeno queste sono le testimonianze. Sì, ha partecipato alla lavorazione sulle fondamenta della Banca Popolare di Novara in Piazza Diaz. Praticamente rimane lì, hanno lavorato perché c'erano le fogne della casa madre delle Giuseppe Rossello. Ah, ok, mi parli delle Rossello, quindi ok, Banca Popolare di Novara vicino alle Rossello. E cosa hanno trovato in questi scavi? Hanno trovato delle ossa di neonato. Ossa di neonati, questa. Quindi bambini partoriti e buttati nelle fogne. A che anno risale? Intorno agli anni 60. Anni 60, sì, qui a Savona. 58-60, non di più. Ci siamo spostati adesso dall'istituto scolastico Rossello alla piazza sottostante. Siamo davanti al teatro Chiabrera, al teatro di Savona, dove appunto qui negli anni 60 più volte furono estratti dai tombini e per l'esattezza all'altezza dell'istituto della Banca Popolare di Novara, l'istituto che in questo momento è alle mie spalle, reperti anatomici appunto che costruivano le vie fognarie. Io ho sentito parlare dei bambini che hanno trovato a Savona? A Savona, le bambine morte dove c'erano su dalle... Dalle suore? Sì, dalle suore, ma su, dalle suore, quando i muratori facevano dei lavori, con la ruspa hanno trovato delle ossicine dei bambini morti. Negli anni 60, appunto, nella costruzione di questo cavò di questo istituto, vennero disseppelliti moltissimi reperti anatomici di provenienza sconosciuta. Pare che qui ci fosse l'istituto che invece troviamo anche ancora oggi di fronte a me, che è un convento, il convento delle Suore della Neve. Convento delle Suore della Neve che pare che all'epoca si estendesse fino a dove oggi c'è il Palazzo dei Canonici. Sì. E senti un attimo, invece qua in via Manzoni. Anche lì hanno trovato delle ossa, ma ossa di bambini. Ma perché le suore sono come le donne uguali, non... Sì, lo so. Con i preti. Ma quindi lì in via Manzoni, dove adesso c'è il Palazzo dei Canonici, c'era un convento una volta. C'era un convento di suore, adesso non ci sono più le suore. Sì, sì, c'era un convento di suore, convento. Praticamente era più una scuola che un convento, hai capito? Ah, era una scuola. Certo, hai capito? C'era una scuola. Sono quelle suore a fianco alla banca. Ho capito. Che poi vengono via Piave. Sì, e l'hanno trovata lì le ossa. E l'hanno trovata anche lì le ossa. Anche lì. Per forza. Ok, basta. Grazie.
Ma sai quante ne avevano trovate? Come me lo diceva mia suocera, sì. Pensi come lo diceva la buon'anima di mia suocera? Io so, è 40 anni che sono sposata, sì. 40. Ma perché non stai bene forse? Cioè, quindi... Quindi 40 anni, cioè, 40 anni fa, quando io sono andata a vivere con mia suocera, sì. i muratori con la ruspa, mi diceva mia suocera, a 40, più di 40 anni fa? Sì, che trovavano le ossicine dei bambini, hai capito? Capito. Dei bambini moderni neonati, capito? Perché cosa facevano? Le ammazzavano, perché sì, come sì, facevano so. A... Va bene, boh. Okay. Rimaniamo sempre a Savona, ci spostiamo solo in un'altra zona di Savona, Legino, dove un operaio che ha lavorato agli scavi per mettere le linee di Telecom Italia nel 1970 ci ha raccontato queste altre cose. Dicevo, tu hai lavorato per la ex SIP, sì, quando scavi telefonici. Quando si preparava la nuova centrale che hanno levato quella di Beata di Benecca, hanno fatto una sottocentrale a Legino, che esiste Telecom, tuttora. Sì. Scavando lì nelle vicinanze dove c'era il convento delle suole di clausura, abbiamo trovato resti umani resti e ci hanno fermato i lavori. Resti umani, qui le signore prima mi dicevano appunto che lì c'era un orfanotrofio. Sì, le rondanine. C'era anche la mia sorella, che lei proprio, mia mamma non poteva tenerla perché mia madre era una ragazza madre, ha dato mia sorella alle rondanine. E lì c'era proprio, vivevano le ragazze madri abbandonavano i figli a questo istituto che probabilmente li ha uccisi. E come li gestivano, lo sanno loro, non lo so di sicuro io. Certo, certo. Comunque sono state trovate ossa umane in che anni questo? Anni 60-70. Anni 60-70. Quando è stata costruita la centrale. Il documento che abbiamo appena visto è stato girato con testimonianze raccolte a Savona. Non è un fatto isolato, naturalmente, ma in Italia purtroppo non esiste una volontà di documentare questo recente passato. Un passato recente che è identico a quello di cui abbiamo parlato la scorsa settimana alla libreria Ubic di Savona con Kevin Hannett, che si è occupato del genocidio canadese. Naturalmente gli obiettivi tra Italia, in questo caso, e Canada erano totalmente differenti, ovvero in Canada lo scopo del genocidio avvenuto per mano della Chiesa Cattolica in queste case residenziali aveva l'obiettivo di impadronirsi delle terre dei nativi canadesi. In Italia naturalmente non c'era questo obiettivo, l'obiettivo era prettamente economico, ovvero questi orfanotrofi, queste case residenziali aperte anche in Italia, per la Chiesa Cattolica erano naturalmente fonte di guadagno, perché le famiglie benestanti, savonesi e non, naturalmente elargivano delle donazioni in favore del clero, ecco purtroppo un modo come tanti per arricchirsi. In realtà le morti non sono accadute come in Canada per omicidio, sono accadute diciamo per trascuratezza, questi bambini spesso si ammalavano, non venivano curati, diciamo che c'era solo l'unica cura che la Chiesa Cattolica forniva in queste occasioni era una cura d'immagine, ovvero si vedono nelle foto degli anni 60-50 questi bambini tutti ben vestiti con divise uguali, cosa che dà diciamo all'apparenza l'idea di una cura per questi bimbi. Poi in realtà quando c'erano, che ne so, broncopolmoniti, cose del genere, non vi era un intervento medico, non veniva speso nulla, tanto purtroppo abbondavano i bambini abbandonati dai genitori.